Allora, Cervo, abbiamo speso 80 euro. Incredibile. Questa come consistenza è tipo quella del kebabaro. Buongiorno. Oggi andiamo a provare la pizza di Beriatore, perché ha fatto tanto scandalo. Su internet se ne è parlato tipo tantissimo. E adesso andiamo a vedere se è più buona effettivamente la pizza di Beriatore oppure la pizza napoletana che ho provato in 65 diverse occasioni. Però voglio provare ad andare ad assaggiarla privo di ogni pregiudizio. E ovviamente andiamo a provare sia la pizza quella da 65 euro, sia la pizza quella base, la margherita, per vedere com'è anche quella base, diciamo. Però ovviamente ci andiamo con il doc. E mi raccomando, mettete un mi piace, ma soprattutto scrivete qua sotto nei commenti quanto costa da voi, nel vostro paese, nella vostra città, la vostra pizza margherita. Andiamo. Ah, e ovviamente non siamo i primi a fare questo video, nel senso, l'ha fatto Riccardo Dose, il web si sta scatenando contro questa cosa. Però ovviamente non ti puoi fidare al 100% della valutazione di altre persone finché non la provi tu in prima persona. Questa è la motivazione per il quale oggi andiamo da Beriatore e testiamo la sua pizza. Però ricordiamoci sempre, ora che andiamo, no pregiudizi. Facciamo finta di non aver sentito nulla di quello che hanno detto i giornali, le TV, YouTube, TikTok, eccetera. Andiamoci così, per pura curiosità personale. Pazzesco, pazzesco. Allora ragazzi, siamo intrufolati in questo garage. Cercheremo adesso di scassinare questa Y. Doc, tiri fuori un arnese che serve per aprire l'auto. Eccola là, guarda. Allora aspetta che io sono un ladro. Allora ragazzi, non so se si può fare questo tutorial. Ok, tutto molto semplice. Allora ragazzi, il doc ha detto che quest'auto non gira. Abbiamo problemi di sterzo. Praticamente quando giri la macchina tende ad andare dritto. Allora ragazzi, da quello che cosa abbiamo imparato oggi, non rubate le auto di vecchia generazione perché potrebbero avere dei problemi. Allora Cervo, abbiamo speso 80 euro. Incredibile. Per due pizze. Però aspetta, però vedi, pizza margherita 15, la pizza pata negra 65. La pizza pata negra secondo me è un bait. L'hanno creata come bait per memare e per finire su internet. Anche perché poi in teoria la margherita da loro la fanno senza fior di latte, di fisso con la bufala. Però dobbiamo vedere se questi 15 euro sono compensati dal fatto che sia un po' lievitata. Mi hanno parlato che è una pizza, una sottiletta. Il locale è figo. Il problema è che ci siamo solo noi, non c'è nessuno. Allora doc, apri. No, ma che cazzo, abbiamo appena, dobbiamo ancora mangiarle. Allora ragazzi, la situazione è abbastanza cringe. Nel locale non c'era nessuno, eravamo gli unici a prendere la pizza. Ma il discorso è che se dovevamo fare poi delle valutazioni ad alta voce non potevamo farle. Quindi che facciamo? Adesso andiamo a casa del doc, che comunque è di zona, che lui abita in Duomo, e le testiamo. Quindi le manteniamo al caldo. Non abbiamo il problema di mantenerle al caldo, perché comunque a Milano sono 60 gradi. Esatto. Sì, però Cervo, una macchina con l'aria condizionata funzionante. Porco 2! Porco! Allora doc, apri. Apra, mi scusi se l'ho dato del tu. Apra per cortesia la pizza margherita. Olè. Ma che cos'è questa roba? Ma è la pizza del kebabaro. Beh, 15 euro, vediamo l'altra. Ma doc, ma 15 euro per una pizza neanche lievitata. Pata bannabile. Pizza pata bannabile. 65 euro di pizza. Prego. Olè. Cioè praticamente è la stessa pizza col prosciutto. Allora ragazzi, la situazione è molto cringe. A livello proprio, diciamo, fisico sembra praticamente non è praticamente lievitata. Ha zero lievitazione. Quindi è una pizza che a me non piace. Per me piacciono leggermente altine, tipo un mezzo dito, ok? Questa come consistenza è tipo quella del kebabaro. Però andiamo all'assaggio e vediamo se effettivamente è buona o no. Diciamo che il prezzo è un po' dubbio, scopriamolo. La margherita è questa, l'assaggiamo. Allora doc, questa è 15 euro di sottiletta. Vado doc, assaggi. Monta. Allora, in teoria dovrebbe essere la classica margherita con la bufala. Un po' gommosa, c'è un buco. Vabbè, questa perché la cottura è nel forno. La cottura però, diciamo che è fatta bene, cioè non è bruciata. È una cosa positiva questa, forse è l'unica. Quindi è gommosa, mi stai dicendo? Un po' gommosa, molto. Fa cagare davvero? Vabbè, puoi tenerla questa parte. Pensavo non l'avessi registrato, ho detto che fa cagare. 15 euro. Vabbè, la provo io. Proviamola insieme. Questa è una pizza da 15 euro, diciamo quella base, quella che costa di meno. Anche perché adesso da questa foto vedete che più o meno tutte le pizze costano dai 22 euro in su. Abbiamo pizza al salmone da 29 euro e pizze base, che di solito trovi a molto meno, dai 22, insomma, ai 30 euro. L'assaggio io dopo. Prego. Ah,
Allora, a livello di cottura è buona, devo dire, è buona. Il discorso è che è una pizza che non ha nessun tipo di, credo, lavorazione a livello dell'impasto. La bufala non si sente, i sapori sono piatti. Proviamo a vedere il cornicione. Cioè, come si dice cornicione? Cornicione è quello. La crosta, duro. Non lo so. La crosta. La crosta. Allora, forse eravamo partiti con il piede sbagliato e stiamo continuando con il piede sbagliato. Le premesse, io ero partito senza pregiudizi. Non sono buone le premesse, no. Una pizza. Vediamo l'altra però, vediamo l'altra anche. Cioè, il discorso qual è, raga? Ok, la vai a prendere da Briatore, magari, cioè, figo il posto, no, le robe, eccetera. Magari gli ingredienti, non sappiamo che cosa ci sia dentro qui nell'effettivo. Il discorso è che vai a mangiare una pizza gourmet. A Milano di pizze gourmet ce ne sono un sacco, sono buonissime. Tipo, banalmente, da Italy che è questa roba qua, fa la pizza buonissima, ad esempio. Costa uguale, però c'è una lavorazione dell'impasto, usano farine particolari, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una roba che non puoi, cioè, non esiste da nessuna parte. Proviamo il patabannabile. Pizza margherita bocciata. Ma sai che sento tipo una specie di retrogusto di spuntini? No. Sai di cosa sa? Non va. Di teglia sporca. C'è presente? Esatto, sai di teglia sporca, teglia te l'ho sporca. Detto. Sai di teglia sporca. Mangiabile, eh? Non è la nostra portata, comunque siamo poveri. Comunque, il doc, ragazzi, per essere educato, non si è espresso del tutto. Ma mi ha detto delle cose prima che non vi posso dire. Estremamente bannabili. Allora, rianalizziamo la pata bannabile. Che non so se questo su YouTube si può nominare il nome di questo prosciutto, però anche su Twitch credo che si possa fare. Non lo so, comunque. Questa è la pata col prosciutto, pata negra. Come? Col prosciutto... Vabbè, quello spagnolo, che praticamente è un prosciutto, pare molto buono. Cioè, che abbiamo già assaggiato per fatti miei. Però non l'avevo mai provato sulla pizza. E onestamente, anzi, ne assaggio uno. Buono. Secondo me pata bannabile e pizza sono robe che non hanno alcun senso. E ripeto, secondo me questa roba qui è semplicemente una pizza bait per attirare l'attenzione. Doc, la... sostanza rimane quella, quindi sempre pizza, sì, alta. Uguale, esattamente identica a quest'altra. Pizza esattamente di un centimetro con il prosciutto. Allora vada, Doc. Oh, però. Guarda qua, un po' più spessa. Beh, sì, da un centimetro. Da un millimetro a due, voglio dire. Esatto. Prego, ma abbiamo un righello per misurarlo? Sì. Abbiamo un righello, misuriamo la pizza di Briatore. Ah, prego, prego, Doc, lo analizzi. Allora. Qua siamo nella. Siamo nell'arco di. 3 millimetri. 3 millimetri di pizza. Cioè, neanche a volerlo, secondo me, esce una pizza da 3 millimetri. È molto, ma molto bassa. Andiamo all'assaggio. Il prosciutto è proprio un pata bannabile. C'ha la parte magra con abbinata la sua famosissima carne grassa. Prego, Loc, vada all'assaggio. Buona, però comunque rimane il problema di base. Più buona. Più buona dell'altra, perché il prosciutto... sta. Costa 50 euro in più. Allora, devo dire però una cosa positiva. La mozzarella è buona. Sì. La qualità è buona, cioè non è la classica merdata. Cioè è buona solo perché c'è il prosciutto. Sì. Cioè c'è il pata bannabile. Cioè altrimenti non avrebbe alcun senso. L'impasto fa cagare. Sì, è il problema di base è la pizza. Non è una pizza sta roba. Come dicevi tu, Doc, questa è una pizza... valore, secondo me, commerciale 25 euro. Allora, la quantità. Sì, ma solo per il costo del prosciutto. La quantità. Cioè, il prosciutto c'è, perché effettivamente c'è. Cioè, ce n'è tanto. C'è. Ok, ce n'è tanto. Hanno fatto una cosa buona, quindi non l'hanno cotto, perché sennò sarebbe stata una merda. L'hanno tenuto crudo, quindi buono. Il discorso è che costa troppo, cioè non ha senso. Soprattutto sempre per lo stesso problema che l'impasto è gommoso, cioè fa vomitare. 80 euro buttati nel cesso, porco di... Quanti mi piace per 80 euro di pizze? Un orbiatore. Parlo con lei. È buona. Ovviamente è una mossa di marketing incredibile, perché se ne è parlato ovunque, quindi ci sta. Secondo me dobbiamo però migliorare l'impasto. Cioè è migliorabile, ok? Cioè se puntiamo a elevarci, come dice lei, ad aprire altri Crazy Pizza, bisogna lavorare sull'impasto. L'idea c'è, ma manca un po' l'esecuzione. È intelligente, ma non si applica. Bravissimo. Dovremmo riguardare il pizzaiolo, ma soprattutto... porca puttana. Dovremmo dare gli aumenti qualche pizzaiolo. Anche perché poi hanno scammato. Cioè, come hanno scammato? Cioè, il discorso. Allora, il discorso che faceva Briatore ha senso. Perché lui dice che gli italiani sono fossilizzati, no? Nella tradizione che la pizza è di Napoli e basta. Però giustamente non sanno che i napoletani ci sono anche a Milano. L'Italia è grande, però. Sposta.
si muovono. Quindi giustamente ci sta come ragionamento. Però poi è ovvio che se tu mi vai a far combattere una pizza di 3 mm contro ad esempio un'altra qualsiasi pizzeria di Napoli, un po' ti triggeri, e hanno fatto bene a triggerarsi i napoletani. Però col fatto che si sono triggerati ne hanno parlato tutti. Però intanto ho dato i miei 80 euro alla tizia. Briatore, se stai ascoltando, ridai. No, rinvitaci, ma con un altro impasto. Con un altro impasto l'avrei apprezzata molto di più.